Guardando un po' verso le vocazioni sacerdotali, perché il problema oggi per un giovane per decidersi è una decisione che comporta tutta la vita, che è per sempre. Quindi un giovane ha bisogno di sapere molto bene a che cosa si impegna, che cosa è il sacerdozio cattolico. Tanto l'identità, il pontificato di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e adesso di Francesco, miglior qualità del sacerdozio, diciamo, no? Ossia, non è la crisi degli anni 60-70, dove era una crisi di identità, oggi è piuttosto, soprattutto, una crisi morale, no? Però già è molto più chiaro oggi che 30 anni fa, chi è il sacerdote, come deve essere il sacerdote. San José María Escrivá è un grande sacerdote dei nostri tempi, un santo sacerdote dei nostri tempi, che ha lasciato una scia di sacerdoti e una scia di santità. Yo os digo que os acerquéis siempre que podáis a oír la Santa Misa, que en el altar está Cristo, Cristo. Es el sacerdocio sempiterno de Cristo. Yo, que soy el último sacerdote del mundo, presto a Jesucristo mi persona y mi palabra. Y digo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque Él está ahora. Jesús Christus eri, et hodie ipset in secula. Jesucristo, el mismo que es hoy, era ayer y será siempre. Él vive. Señor, sé que vives, que estás ahí escondido por amor. Ricorderò la visione, diciamo, che San José María ha avuto durante la celebrazione della messa, quando ha alzato la sacra forma, la sacra ostia, e gli è venuto con molta chiarezza in mente, nell'anima, quelle parole del Signore, ed ego si exaltatus fuero a terra omnia tradam ad meitsum. E lui, San José María, interpretava dicendo: quando nel vostro lavoro professionale, quando nella vostra vita familiare, quando nella vita ordinaria mi metterete al centro, io attrarrò tutti a me.